Charles. Che stai facendo? Quel coltello dove l'hai preso? Lei mi sta aspettando. All'angolo della strada. Aspetto. Chi ti sta aspettando? Cosa stai dicendo? Catherine. Tesoro, perché parli in questo modo? Guarda, mi sono Sally. Lo so chi sei. Sì, c'è il dottor Atley? Sì, ho bisogno di parlargli, è importante. Sì, 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 aspetto. Chi chiami? Joan. Solo che... non risponde. Danno ancora intenzioni omicide fra un paio di minuti. Vuoi guardarlo? No, non voglio guardare quella cosa orrenda. Beh, io sì. Non capisco perché, io non l'avrei guardato nemmeno la prima volta. Beh, io lo trovo divertente. Siediti. Questo film è stato tratto dal romanzo di William Rudolph Garner, Intenzioni omicide, è basato su documenti giudiziari e rapporti investigativi. I nomi, i luoghi e alcuni personaggi sono stati cambiati. Charles, durante il processo non mi hanno lasciato entrare nell'aula del tribunale, non ho sentito le deposizioni. Ti eri travestito davvero? L'imbottitura era anatomicamente molto precisa. Ma la parrucca era da 4 soldi. Che mi dici del cane? Hai tentato di fare del male al cane. Tu ami i cani. Misi del veleno nella carne. Un sistema un po' primitivo. Ma dovevo sbarazzarmi del cane. Ma hai sempre detto di non essere stato là quella notte. Ci sei andato davvero in quella casa, quella notte? Come avrei potuto avvelenare il cane se non fossi andato in quella casa? Allora, se tu sei davvero stato alla casa, hai anche fatto la chiamata dall'asilo nido. Io volevo che Catherine venisse. Perché? Mi servirebbero delle informazioni. Perché era il piano? Quale piano? Vorrei sapere a partire da quale età prendete. Il piano per uccidere Catherine. Vorrei vedere cosa avete da offrire. Solo che... Ma non potrei vedere la scuola. Lei riconobbe la mia voce. Maledizione! Non avevo pensato che avrebbe riconosciuto la mia voce. E così io... tornai subito a Chicago prima che qualcuno mi vedesse impedendomi di tornare lì. Mio Dio, Charles, perché mai avresti dovuto tornare da Catherine? Per finire quello che avevo iniziato. Quando io inizio qualcosa, la devo finire.
Dove vai? Non vuoi vedere la fine? Charles, il film ti turba. Adesso io spengo la televisione. Quel coltello è stato affilato chirurgicamente. Questo tizio potrebbe essere pericoloso. Ora la spengo. Vuole fare del male a qualcuno. Credo che dovremmo andare a dormire. Dammi il coltello. Coraggio. Dammelo. Andrà tutto meglio domattina. Andrà tutto meglio domattina. Non è così? Forza, tesoro. Su, vieni.